Christian ha introdotto come progetto innovativo orientato alla digital transformation a impatto, a basso impatto ambientale, quindi digitalizzazione della logistica, ha introdotto un po' quella che sarà la parte successiva alla presentazione di progetti innovativi, però questi sono stati selezionati insieme agli altri che vedremo più tardi da tutto il mondo per risolvere il problema del coronavirus. Presenterò questa parte non da solo, insieme a un ospite speciale che presentiamo con questo video. Palmas, ciao Giorgia. Ciao Cosmano, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti in collegamento. Buon pomeriggio davvero, ci seguono non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, quindi sei tradotta anche tu in lingua inglese. Sei a Perfetto. Milano, tu sei a Milano, no? Io sono a Milano, esattamente, sono collegata da casa mia, dove sono chiusa giustamente da un mesetto circa ormai, come la regola che vale per tutti vuole. E ho ascoltato con moltissima attenzione l'intervento del relatore precedente sull'impatto dell'e-commerce e sul fatto che stiamo indubbiamente vivendo tutti un periodo davvero difficile, sicuramente tragico per molti molti aspetti, ma che davvero può offrire anche un'opportunità. E l'opportunità secondo me deve partire dalla consapevolezza, dalla presa di coscienza di quello che abbiamo, di come abbiamo vissuto sino ad ora e di come sceglieremo di vivere da questo momento in poi, rispettando le regole oggi e cominciando ad avere delle nuove regole per il domani. È proprio così, possiamo anche farlo vedendo e sperando che vengano applicati questi progetti innovativi che ora andremo a scoprire insieme. Sono dei progetti che vogliono andare a risolvere il problema del coronavirus. Sì. Ci ritroviamo a presentare di nuovo insieme, no? Era 2016, se non vado errato, abbiamo presentato una giornata del WMF e anche la Startup Competition. Ora più o meno la cosa è simile, nel senso che anche questi sono progetti innovativi, lo facciamo in un modo diverso, no? Tu sei da casa, sì. Io sono qua, quindi esatto. vediamo come va. Ci sono 9 progetti innovativi italiani. 9 progetti, 9 startup, sì. Che come hai detto te vogliono, proprio si propongono per provare a sostenere, ad aiutare questo momento, la lotta contro il coronavirus e aiutare anche tutte le persone coinvolte in prima persona. Se vuoi Cosmano cominciamo subito. Sì, partiamo subito. Ok, la prima azienda allora che presenta la sua startup quest'oggi è Pagine Mediche e illustrerà per noi, per Pagine Mediche, questa prima startup Antonella. Antonella, ci sei? Vediamo, condividi lo schermo. Eccola. Accendi il microfono. Vediamo. Giorgia, che ecco. Inevitabilmente Ciao. C'è questo tempo di latenza. Ciao Antonella. Mi sentite, vero? Sì, ti sentiamo. Antonella, ti sentiamo. Io al momento non la vedo. Eccola qui. Vedete Eccola qua. La mia presentazione? Sì. Sì, io la vedo perfettamente Cosmano, voi la vedete? Sì, la vediamo anche noi. Di Pagine Mediche. E allora Antonella, cominciamo, la tua è la prima startup di quest'oggi e siamo molto curiosi di sentire il vostro progetto. Sì, grazie, buonasera a tutti. Scusa un secondo Antonella, Giorgia, io faccio una countdown umano, a 3 minuti stoppo le presentazioni. Va benissimo. Perfetto. Dunque, Pagine Mediche è una piattaforma di digital health con oltre 2 milioni di utenti ogni mese e che vuole connettere medici e pazienti. E questo obiettivo noi lo abbiamo voluto perseguire soprattutto per far fronte all'emergenza Covid-19, rispetto alla quale abbiamo messo proprio a disposizione la nostra piattaforma con una serie di servizi innovativi. Innanzitutto abbiamo realizzato e sviluppato a partire dalle linee guida del Ministero della Salute un vero e proprio chatbot, una info chat che simulando una conversazione con un medico consente alle persone sostanzialmente di capire come è più giusto comportarsi sulla base dei sintomi che vengono indicati, ed è chiaramente uno strumento che oltre a dare delle informazioni corrette vuole sicuramente evitare il sovraccarico delle linee telefoniche e offrire un valido supporto al triage medico.
quindi in qualche modo aiutare a capire appunto come e dove è meglio indirizzare l'utente, se al medico di famiglia o al numero di emergenza o al numero regionale. Più di 100.000 persone oggi hanno già interagito con il nostro chat, che tra l'altro è messo a disposizione in maniera totalmente gratuita di tutte le istituzioni, è parte del progetto di solidarietà digitale e le istituzioni, tra cui anche la Regione Lombardia, lo utilizzano proprio per raccogliere ed elaborare ultimamente i dati che vengono inseriti in assolutamente anonima, e questo chiaramente aiuta proprio nell'analisi epidemiologica e retrospettive, quindi aiuta in qualche modo a riuscire a far fronte all'emergenza. Per tutti i casi sospetti, in particolare poi per quei pazienti che sono sì sintomatici ma in gestione domiciliare, viene suggerito, viene proposto di attivare un vero e proprio servizio di telemonitoraggio che noi abbiamo realizzato proprio a supporto anche dei medici di famiglia che in questo momento hanno la necessità di seguire i propri pazienti. Quindi abbiamo digitalizzato la scheda che ogni paziente con Covid riceve dai propri medici e inserendo pianamente una serie di parametri si ha una migliore gestione del paziente a distanza. L'aspetto interessante è che qualora questi parametri si avvicinino a dei valori soglia o comunque superano questi valori, scattano degli alert al medico che all'occorrenza può attivare una vera e propria videovisita con il proprio paziente. E tutto questo fa parte dell'iniziativa che noi abbiamo chiamato hashtag di videovisito e che è nata proprio per dare un supporto concreto a tutti i medici italiani in questo momento. Quindi noi consentiamo a tutti i medici di accedere alla nostra piattaforma e gratuitamente di poter utilizzare il nostro servizio di videovisita, sia web sia app. Chiaramente il tutto in una maniera affidabile, GDPR compliant, nel pieno rispetto della sicurezza dei dati e tutto molto molto semplice. Tre E ad oggi sono minuti. 1.400 pazienti che grazie a questo sistema sono stati gestiti attraverso il sistema della videovisita con pagine mediche. Ok. Io ho fatto, grazie. Grazie Grazie Antonella. Antonella. Grazie mille a voi. Grazie davvero tante. Giorgia, che dici di questo progetto? Beh, Cosmano, devo dire un progetto veramente interessante per più motivi. Intanto perché in un momento in cui siamo anche bombardati di suggerimenti, regole e indicazioni, forse avere anche un filo diretto con i nostri dottori per capire come comportarci qualora insomma subentrino dei sintomi che magari non sono per forza legati al coronavirus, ma forse sì, avere un I filo nostri dottori per diretto capire come come comportarci questa qualora applicazione insomma devo dire che è subentrino dei molto sintomi che interessante. magari non sono per forza. Assolutamente. Credo che dovrebbe essersi collegata il secondo progetto, Sì. che è Alessandro De Carlo. Alessandro, ci senti? Sento con del ritardo. Allora, l'Inbix, noi abbiamo l'Inbix utilizzato nelle aziende, quindi cosa facciamo? Cerchiamo di portare salute psicofisica e performance con la realtà virtuale e sarà qualcosa di estremamente importante nel periodo di ripresa. Noi siamo un gruppo di professionisti fondamentalmente accademici, buona parte di noi siamo professori universitari. Abbiamo portato in Italia questa tecnologia che si chiama appunto l'Inbix, che è un visore di realtà virtuale costruito specificamente per l'utilizzo nell'ambito psicologico, quindi da una parte clinico e dall'altra di supporto alla performance. Le caratteristiche dell'Inbix sono di avere una realtà virtuale immersiva, di avere diverse tipologie di ambienti specificamente costruiti per i vari utilizzi, ma anche di poter utilizzare, grazie a Maps 360, luoghi reali virtualizzati, e il professionista psicologo, come si vede nella foto, partecipa perché vede sul tablet quello che vede la persona, il paziente o l'utente. Si può utilizzarlo per un utilizzo clinico, per potenziare gli interventi psicologici in ambito di salute. Allora, come lo utilizziamo? Al netto che lo promuoviamo e lo diffondiamo anche come cultura tra gli psicologi perché possano utilizzarlo, abbiamo costruito un percorso specifico per le aziende e per i professionisti, anche per i professionisti sanitari in questo momento che stanno
soffrendo molto di un grave stress. Quindi utilizziamo l'Imbix con un percorso di 4 sedute, una sulla respirazione diaframmatica, la seconda sulla visualizzazione degli eventi positivi della vita, la terza seduta con una focalizzazione sul proprio corpo e sulla consapevolezza dello stesso, e la quarta con una concentrazione sul meglio, sulla versione migliore di se stessi. Questi sono i 4 utilizzi che abbiamo di Limbix, le 4 sessioni per la gestione dell'ansia e dello stress nei manager e nei lavoratori. Le sessioni vengono gestite da psicologi. Quindi noi portiamo un aumento di efficienza in quelle che sono le prestazioni di psicologia del lavoro, un miglioramento del benessere organizzativo, individuale e lavorativo. Utilizziamo una tecnologia che è assolutamente innovativa a livello mondiale. Possiamo utilizzare questo intervento come fosse un training, quindi anche per quanto riguarda i finanziamenti, rientrare nella formazione finanziata. Questo è qualcosa di forse un po' tecnico, ma meno rilevante. E poi qualcosa che serve a ridurre il rischio e aumentare la salute e sicurezza. Abbiamo delle leggi in Italia a riguardo e cerchiamo di farle rispettare. Quindi facciamo andare avanti e ripartire le aziende insieme con la realtà virtuale, insieme con l'Imbix. Grande Alessandro. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro, molto interessante anche il progetto di Alessandro, comunque sì. Soprattutto in un momento di stress per i lavoratori che in questo momento non si sono fermati, tutte le categorie che non si sono fermate, questa compresenza di professionisti a sostegno la trovo molto interessante. Terza azienda che ci presenta la startup è Insilico Trials e parlerà Luca Emili. Sì, buongiorno a tutti, ciao Giorgio, buonasera. Ciao Luca. Ciao. Io sono pronto a condividere, però devo chiedere ad Alessandro di interrompere la condivisione. Luca, così. Dove ti trovi? Che città sei? Io mi trovo nel nord-est, vicino a Udine. Ero a sciare quando si è chiusa la Lombardia, quindi non sono rimasto a casa, sono tornato a casa, sono rimasto in zone di montagna, infatti avevo tre cose, camicie da sci, e quindi sono ancora vestito da sci. Sei rimasto però tranquilla, per fortuna pochi casi, e si respira un'aria un po' diversa. Allora. La società Insilico Trials ha sviluppato un progetto molto specifico che va a toccare un tema molto sentito purtroppo in questi giorni, che è quello della necessità di cure specifiche per malattie o, come in questo caso, il Covid. Ora vediamo le slide. Bene. Vai. Esiste un problema enorme nell'ambito dei farmaci e dispositivi medici. Il tempo e i costi per sviluppare un nuovo prodotto è enorme. Si parla di 2,5 miliardi per un nuovo farmaco, circa 12 anni di tempo. Assistiamo anche adesso dove vorremmo tutti avere un vaccino già disponibile, ma ci stanno dicendo che ci vorranno mesi, se non addirittura di più, per averlo. Un dispositivo medico richiede anni e milioni di euro di investimento. Per affrontare in maniera innovativa e efficace queste problematiche, abbiamo deciso di portare verso il mondo del life science degli approcci già utilizzati in altre industrie, che è quello di usare la simulazione. Ci sono industrie come quella automobilistica, ingegneristica, aeronautica e di dispositivi che già oggi utilizzano la simulazione per tutti i loro prodotti. Ogni nuova macchina, ogni nuovo aereo viene sviluppato solo tramite la simulazione, poi alla fine verrà testato nel mondo reale, nel mondo fisico, ma tutte le caratteristiche di aerodinamicità, di resistenza strutturale, di prestazioni vengono fatte attraverso le simulazioni. Quindi Insilico Trials è un'azienda che, attraverso i modelli e le simulazioni in una piattaforma cloud, consente di accelerare la ricerca e sviluppo e l'approvazione regolatoria di farmaci e medical device. Selezioniamo modelli forniti e messi a disposizione da realtà di ricerca e sviluppo importantissime a livello internazionale, compresi alcuni soggetti regolatori, quindi chi approva farmaci e dispositivi medici, e li mettiamo a disposizione delle aziende per dargli la possibilità di accelerare le loro attività di ricerca, riducendo i tempi di sviluppo, test e certificazione fino al 50%. Questi sono alcuni esempi grafici che vi fanno vedere cos'è una simulazione in ambito healthcare. Vediamo a destra una simulazione di un ginocchio in cui vi è una protesi, piuttosto che l'espansione di uno stent, piuttosto che una valvola cardiaca o
degli impianti spinali per correggere la scoliosi. Tutte queste applicazioni oggi sono possibili attraverso la simulazione, prima di sperimentarle in animali, prima di provare delle cose nuove sugli esseri umani, quindi riducendo i tempi di sviluppo e aumentando anche la sicurezza del dispositivo stesso, che potrà essere testato a questo punto migliaia o milioni di volte sul computer, invece di testarlo in ambienti più costosi e più lenti come sono gli ambienti reali. Per quanto riguarda il COVID-19, per dare una dimostrazione di quella che può essere un'applicazione della simulazione, abbiamo realizzato questa simulazione che simula la diffusione di uno spray disinfettante all'interno di un edificio, all'interno di ambienti nei quali in futuro, quando usciremo dalle nostre case e andremo nei uffici, negli edifici che siamo abituati a frequentare, che eravamo abituati a frequentare, ci sarà comunque la necessità di applicare una certa disinfezione, in quanto purtroppo il COVID permane su superfici per parecchio tempo, l'aria può portare con sé, non lo so, in ambienti chiusi alcune particelle, quindi sarà necessario un domani riuscire a fare delle opere di sanificazione periodiche. Con questa simulazione, quello che noi siamo in grado di fare è pianificare la quantità e il posizionamento ideale di questi diffusori per essere sicuri di raggiungere nel tempo a disposizione e con la quantità ottimizzata di sostanza disinfettante tutte le aree che devono essere sanificate dell'ambiente. Quindi evitare di sperimentare nell'ambiente reale, ma utilizzare tecnologie estremamente evolute, estremamente avanzate, per capire prima che cosa è meglio fare per combattere, in questo caso in termini di prevenzione, la presenza di un virus. Grazie, grazie mille Luca. Purtroppo grazie Luca. A voi. Ti ringrazio tanto, hai visto Giorgio anche questo progetto molto innovativo. Guarda, devo dire... quanto mai attuale questo progetto, perché se la tecnologia può aiutarci a, ad accorciare i tempi di ricerca e di sviluppo, devo dire che insomma assolutamente un progetto molto molto interessante. Abbiamo ora l'altro progetto, lo vuoi introdurre tu? Certo, certo, l'azienda, la prossima azienda è la Soft Mining e parlerà per noi Stefano Piotto. Stefano, ci sei? Parti subito con il progetto. Perfetto. Allora, Soft Mining è una startup che si dedica, che impiega l'intelligenza artificiale per fare drug design, quindi per progettare farmaci. Ma in questo caso, invece, abbiamo, diciamo, usato le nostre tecnologie per fare qualcos'altro. Insomma, c'era questo problema ben noto, che è quello della, diciamo, della diffusione del COVID, e noi l'abbiamo affrontato già 2 settimane fa. Abbiamo realizzato un'app che va a tracciare i contatti delle persone. Per fare questo volevamo che fosse, diciamo, una modalità di tracciamento molto più tollerante, molto più rispettosa della privacy rispetto a quelle, per esempio, impiegate in Corea. Quindi non si fa uso della geolocalizzazione, non ci sono dati sensibili che vengono acquisiti, si usano invece tutti quanti la strumentazione a bordo dei telefoni per monitorare la durata e il tipo dei contatti. Quindi usiamo i beacon, usiamo wifi peer-to-peer, usiamo Bluetooth e, se necessario, anche il GPS eventualmente, per monitorare questi contatti. Ogni 60 secondi il nostro telefono così si accorge delle persone che sono intorno, e ogni 60 minuti questi dati vengono salvati su un database accessibile alle autorità. Quando una persona poi viene trovata positiva al tampone dalle autorità sanitarie, queste potranno segnalarlo sull'app della persona, e questa informazione si propagherà attraverso la rete. Quindi tutti quanti avremo le informazioni relative tutti quanti sui nostri telefoni. Questo è importante per 2 ragioni. La prima è perché il singolo può improntare il proprio comportamento a una maggiore responsabilità nei confronti dei familiari o dei collaboratori. E anche per le autorità sanitarie, perché con questa informazione possono andare a monitorare con maggiore efficacia i possibili contagiati. Questo perché, non l'ho ancora detto, ma tutte queste informazioni vengono poi elaborate e viene calcolata una possibilità di contagio. Quindi questa è l'unica soluzione per poter andare a stimare i possibili contagiati, quindi gli asintomatici.
Per il futuro, per la seconda fase, sarà importante anche ritornare alla piena produzione e per questo abbiamo pensato quindi di tenete conto che questa app è già pronta e disponibile ed è stata offerta gratuitamente e anche i codici sono stati poi messi a disposizione delle autorità sanitarie. Per la seconda fase invece si tratterà di ricominciare, per esempio qua c'è un esempio di un porto o in questo caso per esempio di uno stabilimento, si potranno individuare le zone che sono state soggette ad un certo rischio di contagio, quindi si potrà lavorare in altre zone, oppure si potrà individuare quali tra i 100 dipendenti sono quelli più a rischio, quindi che potrebbero essere lasciati precauzionalmente a casa. Tutto questo è stato sviluppato, è GDP compliant, è stato sviluppato da un team non soltanto di soft mining, ma anche con degli amici che hanno prestato anche loro pro bono la loro attività, quindi Nexus, Trachi e PushUp che vorrei ringraziare. Grazie. Grazie a te Stefano. Grazie Stefano. Cavoli, anche questo veramente è un progetto interessante, la tracciabilità. In un momento in cui il nostro nemico è un virus che ha un potenziale di contagio ancora altissimo, la tracciabilità è uno strumento fondamentale per riuscire a contenere l'eventuale contagio. Cosmano. Sì, assolutamente, anche perché questo è uno dei temi più dibattuti in questo periodo, no? Si parla tanto degli altri stati, ad esempio della Cina che aveva risolto subito, aveva messo in piedi subito un'app, ma vediamo come la creatività anche italiana, come si sono mossi subito anche i nostri, quindi è davvero molto incoraggiante tutto ciò. Andiamo al prossimo progetto? Andiamo al prossimo progetto, sì, allora la prossima azienda è Yape, credo che la pronuncia sia questa, e parlerà Sara Bergamaschi. Sara, sei già connessa con noi? Sì, sentite? Io ho già condiviso lo schermo, se lo vedete. Ti sentiamo e ti vediamo. Perfetta. Grazie mille, la pronuncia è giusta, la nostra azienda si chiama Yape e per presentarvela vorrei presentarvela appunto con un video. Adesso non so se la regia può metterlo in onda. Sì, sta per arrivare. Perfetto, allora Yape. Yape è un autonomo per la Smile Delivery e la sua peculiarità è che può muoversi in ambienti indoor e outdoor, offrendo servizi di delivery che vanno dalla consegna di posta, quindi principalmente all'interno degli uffici, alla consegna di cibo e medicinali principalmente nelle città, quindi in ambito urbano. Yape fa della sicurezza uno dei suoi punti forza, il software si basa su algoritmi di percezione dell'ambiente che permettono l'attivazione di un sistema di safe stop e un sistema di obstacle avoidance, questo appunto per permettere l'eventuale superamento di ostacoli fissi come potrebbero essere dei paletti piuttosto che ostacoli mobili come potrebbero essere persone che camminano all'interno appunto della città o dei corridoi. Grazie alla sua architettura su due ruote autobilanciate può muoversi agilmente tra gli spazi, ruotando sia su se stesso, sia cambiando direzione agilmente appunto in piccoli corridoi. Yape, grazie alla sua piattaforma software intelligente, può comunicare con l'ambiente circostante, soprattutto con gli smart building, quindi con elevator smart piuttosto che porte intelligenti, appunto per permettere la consegna in completa autonomia. Yape inoltre è in grado di riconoscere attraverso la sua applicazione il destinatario del pacco per poter aprire il vano di carico in modo univoco e sicuro. A completamento della descrizione del sistema, Yape è formato da altri due elementi, quindi non è solo il droide, ma è anche la piattaforma software di cui abbiamo già fatto cenno e una control room che permette il monitoraggio del droide da parte di un operatore e nel caso di necessità l'operatore può prendere il controllo e controllare il droide appunto da una postazione remoto in modo da effettuare la consegna in totale sicurezza. Cosa facciamo ad oggi, quindi che soluzioni offriamo in questo stato di emergenza? Principalmente rispondiamo a due necessità. Una è quella di contenere quelli che sono i movimenti delle persone all'interno della città e una è quello di andare a limitare il contatto umano. Tutto questo offrendo un servizio di delivery basato appunto sul no contact service.
Come abbiamo visto dal video e come ho spiegato prima, Yape è una soluzione veramente versatile. Versatile perché può appunto percorrere diversi contesti e può anche trasportare tipologie di merci diverse. Può trasportare cibo, ma in questo caso, in questo contesto appunto di emergenza sanitaria, quello che può consegnare è soprattutto medicine e farmaci a quelle persone che oggi sottoposte in quarantena non possono muoversi di casa, e quindi questo accesso ai beni di prima necessità è molto difficile. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie Sara, grazie mille, un progetto veramente affascinante quello di Yape. In un momento appunto in cui le distanze, quelle sociali, devono essere assolutamente rispettate, in un momento in cui, come ha detto il relatore prima dell'inizio del mio intervento, l'impatto dell'e-commerce abbiamo visto che in realtà ha un impatto serio poi sull'ambiente. In questo caso Yape è un progetto poi tutto elettronico, da quello che ho visto, quindi anche impatto zero, Cosmano. Sì, assolutamente. Tra l'altro è anche molto simpatica come soluzione, oltre a risolvere... Molto carino. Oltre a risolvere questa emergenza, e non solo, perché ha più applicazioni. Andiamo al prossimo progetto, dovrebbe esserci già collegata Sara Notar Giacomo di Uxelerate. Ci senti Sara? Sì, io mi sento, voi mi sentite? Ciao Sara, ti sentiamo. Ciao. E ti vediamo. Eccoci. Allora, per iniziare a parlarvi di che cosa fa Uxelerate, inizierei subito con dirvi il motivo che ci ha portato a fondarla innanzitutto, ossia quello di rendere ogni computazione efficiente. Questo da vari punti di vista, quindi non solo da un punto di vista di performance ottenibili, ma anche da un punto di vista di consumo energetico e di tempi e costi di sviluppo della soluzione di analisi di dati e dell'infrastruttura sottostante. Questo per abilitare l'accesso a elevate capacità di calcolo in maniera facilitata. Tutto ciò è particolarmente rilevante in quei contesti in cui vi è una grossa mole di dati da analizzare, come ad esempio l'ambito genomico, e in cui le tecnologie tradizionali risultano spesso essere inefficaci, quindi andando ad aumentare così il tempo necessario all'ottenimento di risultati. E oggi durante la giornata abbiamo già avuto una prima, diciamo, evidenza di questo genere di problemi. E il contesto che stiamo vivendo oggi non è certo un'eccezione. I ricercatori oggi stanno lavorando sullo sviluppo di procedure e tecnologie di diagnostica che possano ridurre il tempo necessario alla diagnosi, così come sviluppare delle trattamenti, delle soluzioni che possano inibire la diffusione del virus. Ed uno dei fattori critici principali in questo processo di ricerca è la complessità computazionale delle analisi coinvolte. Questo a diversi livelli. Per farvi un esempio, da un punto di vista della diagnostica, le soluzioni di diagnosi basate sull'analisi dell'intero genoma o su tecnologie di imaging diagnostico sono particolarmente pesanti da un punto di vista computazionale. E abbiamo già visto come anche le soluzioni per la ricerca di vaccini e l'identificazione di target molecolari per inibire il virus stanno ad esempio richiedendo oggi da parte di supercomputer in tutto il territorio mondiale che queste risorse siano messe a disposizione per la ricerca, andando a sottolineare come il problema computazionale sia effettivamente molto importante in questo momento. Quello che facciamo noi è dare accesso, abilitare attraverso la nostra tecnologia la creazione di soluzioni computazionali ad hoc che consentano in maniera facilitata a ricercatori di avere accesso a specifiche soluzioni computazionali per analizzare in maniera veloce ed efficiente grandi quantità di dati. Ad esempio, nel contesto Covid-19, quello che facciamo, abbiamo messo a disposizione la nostra soluzione AgGenomics specifica per l'ambito genomico, che è costituita da due soluzioni principali. Una serie di applicazioni che sono quelle più utilizzate dalla comunità scientifica in questo momento in ambito genomico, già accelerate e pronte per essere utilizzate, e un set di funzioni basate sulla nostra tecnologia di accelerazione che possono essere utilizzate come software API integrate all'interno di soluzioni di analisi per accelerarle. Questo ottenendo risultati fino a 2000 volte più velocemente rispetto a soluzioni tradizionali, e poiché la nostra soluzione è anche basata sul cloud, rendendo l'accesso a capacità di calcolo particolarmente elevate in maniera facile, accessibile e senza richiedere investimenti importanti in infrastrutture dedicate. Grazie Sara. Grazie Sara. Grazie mille.
Beh, Cosmano, si dice spesso che il tempo sia denaro, in questo caso nel momento in cui stiamo vivendo in realtà il tempo è vita, è salvezza, quindi riuscire ad accorciare i tempi di diagnosi, come per esempio propone il progetto Accelerate, devo dire che anche in questo caso veramente molto attuale, veramente molto importante. Sì, assolutamente, tra l'altro quello che volevamo anche fare con questa iniziativa è far conoscere questi progetti all'estero. Quindi riuscire certo. Oggi a dar visibilità, oltre che a far capire come si può contribuire, è molto importante. Penso che abbiamo già in linea il prossimo progetto con Claudia Uccelli. Claudia, ci senti? Ciao, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. Claudia, ti sentiamo. Claudia di pazienti.it. Fantastico, vedete e anche ti vediamo. Ti vediamo perfetto. E ti sentiamo. Perfetto. Allora, dunque, pazienti.it è un hub di salute. Noi lo definiamo hub proprio perché da sempre forniamo un'esperienza a 360 gradi ai nostri utenti che arrivano sul portale magari cercando, consultando dei contenuti di salute e arrivano poi a quello che è un contatto vero e proprio con uno specialista tramite il videoconsulto di cui adesso vi parlerò. Una carrellata velocissima sui nostri numeri, questi sono dei dati aggiornati a marzo, ogni mese noi abbiamo più di 2 milioni di persone che si collegano alla piattaforma con un'utenza trasversale in tutte le fasce d'età. Allora, cos'è il videoconsulto? Il videoconsulto è la possibilità di mettersi in contatto con un medico, con uno specialista, da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, il che è molto utile soprattutto per quelle persone che magari hanno dei sintomi ed hanno la necessità quindi di confrontarsi subito con un medico per avere un primo orientamento, ancora se si ha una diagnosi e si vuole avere una second opinion, si può condividere un referto e parlare con un altro medico. O ancora, come vedete da questo esempio, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, stiamo utilizzando tantissimo la piattaforma per tutti quei pazienti cronici che quindi normalmente vanno dal loro dottore e poi eseguono una serie di follow-up. In questo caso, in realtà, i medici stanno avendo la possibilità di monitorare i loro pazienti a distanza grazie alla nostra piattaforma ed in questo modo quindi riescono ad avere anche un migliore monitoraggio di quella che è l'aderenza terapeutica. È inutile dirvi che ormai le richieste di videoconsulti sono aumentate in maniera esponenziale ed ancora in occasione, abbiamo lanciato un mese fa proprio in occasione dell'emergenza sanitaria questa iniziativa di solidarietà digitale che dà la possibilità a tutte le persone che hanno dei sintomi riconducibili a coronavirus di effettuare un videoconsulto in maniera del tutto gratuita con un pool di specialisti che abbiamo messo a disposizione. Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa anche perché stiamo vedendo quanto stiamo dando supporto a centinaia di persone che ogni giorno hanno purtroppo bisogno di parlare con un medico, ma soprattutto perché stiamo vedendo quanto il digitale, il supporto del digitale può abbattere totalmente le distanze quando si parla di salute. E con questa ho concluso. Grazie tante, grazie Claudia. Claudia. Grazie a voi. Giorgia. E beh, ancora una volta, vedi, accorciare le distanze, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria, con tutto i medici, il personale sanitario, è sicuramente importante. Io auspico però che questa sia anche un po' una tendenza che poi rimanga per il futuro, nel senso, si possono utilizzare anche non in un caso di emergenza applicazioni come queste, perché il consulto con un medico o capire esattamente di che cosa si ha bisogno si può comunque fare in maniera digitale, almeno in un primo momento. Per cui se c'è una delle tante cose che si possono imparare in questo periodo è proprio anche a riuscire a sfruttare al meglio questa digitalizzazione. Sì, ne parlavamo questo pomeriggio, abbiamo parlato con più di un relatore, anche con Francesco Morace, no? Di come sia stata questa accelerazione molto molto forte. Ora sarà il caso anche di trovare un equilibrio corretto. Certo, assolutamente. Assolutamente. Però sì, concordo appieno con quello che stai dicendo. Andiamo all'ultimo progetto, il nono italiano, e nel pomeriggio ci saranno quelli, nel tardo pomeriggio, in serata avremo quelli dalle altre parti del mondo, insomma, quindi presenti tu l'ultimo? L'ultimo relatore che avremo ospite in questo spazio è Valentino Megale, che andiamo subito a vedere e a sentire se è già collegato con noi. Eccolo qua. Ciao Giorgio. Studios. Ciao Valentino, benvenuto. Ti sentiamo e ti vediamo. Ciao, perfetto, grazie.
Allora, Software Studios è una startup che opera nell'ambito della salute digitale con la mission di migliorare la qualità di vita dei pazienti durante la terapia utilizzando tecnologie immersive come la realtà virtuale per aiutare i pazienti a superare quelli che sono i limiti imposti dalla malattia durante, ad esempio, l'ospedalizzazione. Allora, noi in questo momento stiamo vivendo una condizione che è decisamente unica, storica, insieme a milioni di persone dovunque nel mondo siamo confinati a casa, siamo costretti in questa condizione di isolamento sociale, che ovviamente è necessaria per limitare la diffusione del virus. Però questa stessa condizione che giustamente percepiamo come negativa, come innaturale, per moltissimi pazienti con malattie croniche e che sono anche ospedalizzati, è la norma, è la vita quotidiana. Ed è per questo che fin dal 2017 abbiamo realizzato un primo progetto, Tommy, dedicato ai pazienti pediatrici, con l'obiettivo di sfruttare le potenzialità della realtà virtuale per aiutare i giovani pazienti ad andare oltre le mura dell'ospedale, con la mente e con quello che percepiscono, aiutandoli a valorizzare il loro tempo, a visitare degli spazi digitali positivi, a reinventare le relazioni con i propri genitori. Tutto questo per ridurre l'ansia e lo stress durante la terapia. Ecco, sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, faremo il massimo per dare il nostro contributo non solamente ai pazienti, ma perché un po' tutti siamo diventati pazienti dal punto di vista dell'isolamento, ma proprio oggi, così come per i pazienti, la tecnologia per far fronte a questa emergenza c'è già, anche perché l'emergenza è adesso, è in questo momento. Allora, utilizzando un visore in realtà virtuale come questo, come faceva vedere anche il mio collega prima di Limbix, le persone possono raggiungere luoghi lontani e visitare posti che in questo momento ci sono preclusi. Possono anche incontrare altre persone partecipando a eventi, conferenze, meetup in luoghi digitali, organizzati per esempio sulla crescente piattaforma di Altspace VR. Oppure possiamo sbizzarrirci ed realizzare delle opere d'arte digitale utilizzando strumenti come Tilt Brush di Google. Oppure semplicemente possiamo giocare e divertirci con chiunque, dovunque sia nel mondo. Quello che vorrei sottolineare è che quando il nostro corpo è limitato da causa di forze maggiori, come per i pazienti o come adesso nel caso del coronavirus, possiamo liberarci con la mente. E le tecnologie digitali sono sicuramente uno strumento utile per farlo in questo senso. L'importante è come utilizziamo queste tecnologie. Utilizziamole con responsabilità, con consapevolezza. Utilizziamo queste tecnologie per costruire relazioni con le altre persone e per curarle, impiegando il nostro tempo per creare dei ricordi significativi anche adesso che siamo a casa. Grazie, Vale. Stiamo a casa e liberiamo la mente. Grazie tante, Valentino. Grazie. Grazie, ciao. Valentino. Beh, sante parole, Cosmano, quelle del progetto di Softcare Studios, perché è vero che siamo tutti sottoposti a questo isolamento sociale ed è altrettanto vero che però si deve pensare a tutti i pazienti di oggi, quelli purtroppo affetti da Covid-19, ma anche ai pazienti di sempre affetti da altre patologie. Tutto ciò che con la tecnologia può far uscire dalle mura di un ospedale, può far spaziare la mente, alleggerire lo stress, la pressione, l'ansia del momento che si sta vivendo, è assolutamente ben accetto. Sì, assolutamente. Tra l'altro Valentino faceva riferimento anche è molto simile a quello che diceva alla fine, un'iniziativa che abbiamo lanciato che fermiamo il corpo, azioniamo la mente in questo periodo, no? Abbiamo messo a disposizione tanti video formativi gratuiti perché è un'occasione anche questa per formarsi, per approfondire e per ripartire, visto che dovremo ripartire, più ci formiamo ora e più strumenti avremo a disposizione per partire anche in modo diverso. Hai visto, sai, Giorgia, Cosmano, ti dico due cose che mi sono piaciute molto di tutta questa parte che abbiamo appena presentato insieme. Uno, sicuramente il presentare questi progetti che sono a sostegno dell'emergenza, a sostegno delle persone coinvolte, a sostegno di tutti quanti noi che stiamo davvero vivendo un momento molto molto particolare e molto molto difficile, ma allo stesso tempo il ricordare sempre anche la
il fatto di utilizzare poi il digitale, il web, tutti gli strumenti che ci vengono proposti sempre con responsabilità, con coscienza. Una cosa, un'espressione mi ha colpito però particolarmente quest'oggi è quella della solidarietà digitale. Perché? Perché con il digitale si possono accorciare le distanze, si può fare del bene, si possono offrire dei servizi, si possono risolvere tante problematiche che ci sono quest'oggi, per cui solidarietà digitale sono due parole che in questo momento devono per forza coesistere. Sì, assolutamente. Tra l'altro c'è anche un'iniziativa del Ministero dell'Innovazione, no? Si chiama proprio Solidarietà Digitale, esatto. Ha raggruppato un po' di aziende, quindi bene. Poi oggi noi parliamo anche di cooperazione digitale, però concordo appieno con te. Prima di salutarti, abbiamo presentato questi nuovi progetti, volevo farti vedere la vignetta che ha fatto la nostra illustratrice Fabiana per questa parte, se la potete... Dai! Ora te la mandiamo, vedi? Siamo bella! Io e te, e poi c'è Emmezza, te lo ricordi il mio cagnolino? Sì, okay. Certo che me lo ricordo, Fabiana, certo che me lo ricordo, molto carina. Fabiana avrebbe dovuto fare anche Polpetta, giusto? Polpetta, Sansone e Cocco, perché io ne ho tre. Ah, ora sono diventati tre, io ero rimasto solamente... Sono tre. Vediamo di inserirli. Comunque ti mandiamo questa vignetta. Grazie tante, Giorgia. Grazie, Cosmano, presto. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene. Allora, abbiamo visto queste nove startup for future, hanno presentato i loro progetti, le realtà italiane, più tardi vedremo quelle internazionali.